Castagnole, fra un Castagnole tu Castagnole Monferrato, andiamo fino a Barcara, verso sulla strada bassa e poi andiamo sulla strada alta di ritorno. Condizione quasi perfetta della strada, direi, vista la stagione. Per andare a piedi perfetta, direi. Posto incredibile, una delle strade che mi piace di più in vallata, completamente isolata e disabitata. Sì, non da venirci di notte da soli, ecco. Allora, come si fa a prendere questa bellissima strada? Adesso parte tutto, piovuto l'altro ieri. Davanti, arrivando su a Castagnole Monferrato, sulla sinistra c'è un bar, prima del centro del paese, sulla destra c'è una strada che va giù. Lì si prende questa strada che va subito in valle, molto ripida, e poi continua in valle, mai salita, zero salita. Quindi per gli amanti dell'hiking e di quelle cose faticose, non è questa la vostra strada. Quasi alla fine della valle, credo, spero. Sole non troppo alto, mi sa che ho fatto una cazzata, sono partito un po' tardi. Però posto incredibile, si sta anche bene come temperatura. Ho solo un gilettino, niente di che. Qua a fianco a questa casa finisce lo sterrato. Adesso andiamo a prendere lo sterrato che va su quella collina e torniamo indietro. Siamo a 3 km, quindi un giretto corto oggi. Qui, che poi è fondamentalmente il primo incrocio, si potrebbe andare dritti, ma c'è la scorciatoia girando a destra. Che poi la cosa bella del Monferrato è che c'è un saliscendi, ci fosse un Giuda Faust di giornate che riesco a non fare salite, però sono salite dolci, cioè se vai in Langa o vai, che ne so, nel Chianti, quando fai la salita e fai delle salite sembra di stare sul Mottarone. Qua alla fine le salite sono fattibili per tutti. Non è ancora ora di prendere questa strada, continuate sulla strada asfaltata. Qua inizia la salitella, siamo a 3,6 km. Salitelle del Monferrato sono traditrice. Alla fine diventano più ripide, vedi? Allora, adesso abbiamo un piccolo problema, non irrilevante. Non mi ricordo dove l'ha presa dell'altra strada per tornare indietro. Ora la cerchiamo. Tanto andiamo in direzione di Quarto, diciamo. Di là dietro c'è Refro ancora. Allora, 4 km e mezzo precisi. C'è questa curva con questa siepe. Noi dobbiamo andare di là. Credo. Siamo ottimisti che sia da qua, di qua. E dovremo iniziare il percorso per tornare indietro. Credo sempre. Cane bellissimo, ma anche abbastanza incazzato. Però cane bellissimo, c'è il controsole, ma bellissimo. Se esce sono morto. Primo incrocio che trovate, non fatevi trarre in inganno, si va a sinistra e non a destra, quindi si va per di qua. Bella sta strada, asciutta, buona anche per sì, comunque se sbagliate strada è Monferrato, tutte le strade riportano comunque bene o male da qualche parte più o meno vissuto, quindi insomma andate tranquilli. Vorrei che affrontare il problema dell'abbigliamento per venire a camminare Monferrato. Allora, vietate le soconi, o come cacchio si chiamano, quelle non si possono mettere. Vietate anche le Stasmit. Perché? Perché ogni tanto c'è fango. Per esempio, questo è lo stato delle mie scarpe adesso. Poi vietate anche gli scarponi, quelli da trekking, cioè qua il territorio è questo, ok? Quindi un paio di scarpe da trekking, da hiking, da corsa su sterrato,
se volete farlo in queste stagioni in Gore-Tex e siete a posto. Vada in costa di ritorno invece è così, adesso chiaro la stagione non aiuta, d'estate è tutto coperto di foglie, è come camminare in un tunnel di foglie, bellissimo, anche perché dovete sapere che qui in questa zona di questo in questa zona di Monferrato cinghialotti, oh boia Faust, guarda quanti, in questa zona boschi ce n'è pochi, o meglio boschi ce n'è ma non sono transitabili, quindi qua è molto molto bello. Allora, secondo incrocio, lo riconoscete perché è il secondo incrocio, perché c'è un cartello, ma comunque di qua noi andiamo dritti, sempre più dritti, guardate che bello. Ma non so che pianta sia, non può essere un mandorlo, un ciliegio, è bellissimo però, tutto bianco. Sono un botanico quindi sono anche discretamente ignorante, ma qualcuno di voi scoprirà che pianta sia questa. Oh, che dite, proviamo a contare gli anni? Ah, si contano. Altro incrocio di qua, no, di qua sì. Siamo all'8 marzo, anzi auguri alle donne, tutte le donne, guardate che bello, questo è il mandorlo, mi sa dall'odore, mandorlo in fior, vediamo se c'è un vago panorama, non è prodigo di panorami questo percorso, però insomma. Qui se arriva la strada si va a destra, e poi anche quando si arriva sulla strada asfaltata da queste parti, comunque stiamo parlando di una strada, non si può parlare di trafficata perché non c'è traffico, si conta le macchine che passano il giorno, comunque è anche bello questo. Quella è la valle, credo. In verità no, forse quella dietro dove siamo passati è l'andata, in verità è dietro quella lì, e qua stiamo ritornando verso Castagnole e Monferrato. Allora, qua si ricongiunge allo stradone, 8,6 km, qua verso Asti. Nella macchina l'abbiamo messa all'ingresso della stradina del sentiero che abbiamo preso all'andata, quindi andiamo su di qua, verso il paese. Quella che vedete lì sotto, laggiù, è la strada che abbiamo fatto all'andata. Al fondo di questo, quindi arrivando da Asti, entrando a Castagnole Monferrato, fate questa strada. Al fondo di questo marciapiede, che è 100 metri, c'è l'imboccatura alla discesa, quindi è semplice, parcheggiare si parcheggia un po' a cazzo, siamo in paese, quindi non vi preoccupate, tendenzialmente non inchiumano niente a nessuno. Questa per farvi vedere, sulla statale, è l'ingresso del sentiero che abbiamo preso quando siamo partiti. Giro di Castagnole, da Castagnole a Castagnole, un giro bello, 9 km, 100 metri di dislivello, io ci ho messo un'ora e 42, livello scarpe, direi quasi accettabile se considerate che siamo all'8 marzo.